Giovanni Cargiassa dal Centro Sportivo Scarioni Fiduciario Olimpici e la Sard si giocano la qualificazione in questa quinta giornata del settimo torneo Milano Solidale organizzato dal CAP Centro Aiuti Minori e Famiglie. Ed allora diamo un'occhiata agli highlights di questa partita. L'inizio di marca fiduciaria, Alves dimostra subito di che posto è fatto mettendo in crisi la difesa avversaria. Si salva qui il number one che nulla pone l'azione successiva. Progressione straordinaria del numero 8 che si accentra di destro, fa 1-0 per i suoi. La risposta raggiunta di Lazard lascia di stucco gli avversari. In pochi minuti sale l'onore della cronaca Carlo Gallovic che in 5 minuti completa la rimonta della formazione Maria Blu. In un pazzo primo tempo ci sta che Lazard si rilassi un attimo e che Fiduciaria ritrovi la nuova parità col suo numero 10 di figlia prima della nuova marcatura di un immenso Gallovic. La conclusione di Daghetti è solo un antipasto del pareggio che arriva da parte di Muretti in pieno recupero e che riporta il risultato nuovamente in parità 3-3 dopo i primi 25 minuti di gioco. E se di fine in apertura di ripresa si mangia gol praticamente fatto, ci pensa un super Daghetti direttamente da calcio di punizione a trafiggere l'incolpevole Andrea Evangelista. La risposta di Lazard è poco incisiva ed allora Daghetti ne fa un altro portando il risultato sul 5-3. Poi tocca ancora di fila su assist sempre del numero 9. Finale strariparte per Fiduciaria, Daghetti firma la sua doppietta di giornata che vale il settimo gol per la formazione in maglia gialla. Unico cenno Lazard con la marcatura di Gazzetta, 2 dalla fine. Prima di un immenso Mauro Francisco Daghetti che da fuori aria fredda così il portiere chiude i conti. Fiduciaria Refice e Lazard finisce 8-4, ora linea all'intervista. Terminata 8-4, l'ultima sfida del girone tra Fiduciaria Orefici e Lazard. Fiduciaria Orefici abbiamo il capitano Carlo Vedani, sarà una vittoria che forse non basterà per il primo posto, bisogna vedere cosa farà domani News Milano, potete fare un po' di più. Ma allora innanzitutto abbiamo giocato contro un avversario molto forte che ci ha impegnato, siamo andati sotto due volte, quindi onore e merito a loro. Il campo ha detto questo, domani speriamo che Cargeas riesca a contenere lo Ius e a permetterci di andare in finale. È un peccato perché ce la giochiamo alla differenza reti quando magari una semifinale sarebbe stata forse la soluzione migliore. Lazard invece abbiamo qua il bomber da Ross, buon primo tempo, eravate in vantaggio anche un paio di volte, poi però blackout, si è spenta la luce. Come mai? Qui c'è ancora la luce invece da queste spese. Primo tempo abbiamo tenuto bene, sicuramente meritavamo insomma senz'altro o il pareggio addirittura di essere avanti, poi abbiamo perso Gallovic, insomma il nostro punto di riferimento, ci siamo un po' sfilacciati, loro sono stati bravi a prendere due gol di scarto e poi a dilagare e lì non siamo più stati in grado anche psicologicamente di recuperare.